Tutti insieme nel ricordo di Giuliano, col primo memorial intitolato Lo sportivo che si faceva voler bene, da sempre vicino alle varie squadre di calcio della città, collaboratore del settore giovanile rossonero nel campo di Villa delle Rose, che era la sua casa. Giuliano Caronno, 42 anni, lo scorso marzo se lo portò via una brutta malattia. Su iniziativa di Enrico Ciannamea, Enzo Di Girolamo, Antonio Silveri hanno partecipato al torneo di calcio a 5 14 squadre in sfida all'ultimo gol, fair play, emozioni. La commozione dell'ultimo atto, con la finale tra Smart Food e l'Uliveto degli Artisti, 6-3 il finale, e Smart Food con le braccia al cielo nella prima edizione dell'appuntamento. Sempre vicino alla città di Lanciano, Fabrizio Castori, che ha partecipato alla serata finale insieme al sindaco Pupillo e all'allenatore del Grosso. Commozione da parte della famiglia del caro Giuliano, che è stato ricordato con parole di grande affetto. Ogni domenica era a bordo campo, pronto a dare una mano ai ragazzi di Del Grosso, in settimana a Villa delle Rose tra i giovani. Un esempio da seguire per bontà d'animo, un memorial doveroso. Enrico Ciannamea, la sorella e la nipotina del caro Giuliano. Per me era come un sogno ricordare Giuliano. Poi i ragazzi, quelli che gravitano nel mondo del calcio, che giocano, che hanno fatto le giovanili anche da anni passati, tutti quanti entusiasti, e poi vedere la famiglia contentissima che ha accettato volentieri è stata la più grande soddisfazione. Beh, è stato un momento di grande commozione. Chi devi ringraziare? Devo ringraziare per prima cosa Enrico, che è stato subito, dall'inizio, ha voluto che questo torneo venisse fatto per mio fratello. E questa è stata la più grande emozione, non solo per me, ma anche per tutta la mia famiglia. Che questo significa che Giuliano è rimasto nel cuore di questa Lanciano e di tutte le persone che gli hanno voluto bene. Zio fantastico, non ci facevamo mancare nulla. E anche come dicevano anche gli altri, stava nel cuore di tutti quanti. E sicuramente zio ci ha guardato da lassù ed è rimasto contentissimo sorvegliandoci a tutti quanti.